Marta Bastianelli, partiamo subito da questo arrivo, bis qui a Roma, un dito al cielo, la dedica era d'obbligo. Sì, una dedica, come ho detto già molti di voi, una dedica appunto alla famiglia di Michele e a lui, e mi auguro che anche oggi abbia avuto un occhio di riguardo nei nostri confronti, come credo che lo abbia e sia oggi che nel futuro. E nulla, nel mio piccolo ho cercato di fare il possibile, di regalare una vittoria alla squadra che con difficoltà è riuscita a venire in questa gara, nonostante sono tornati ieri dalla Liegi, e a dedicare anche questa vittoria alla mia famiglia che mi ha seguito e che mi segue tutta la stagione. Abbiamo visto che tra i maschi l'esito in volata non è quasi mai scontato, per voi è la seconda edizione, la vostra azione è nata per caso oppure pensavate di poter arrivare allo sprint? No, è nata, un'azione è stata secondo me studiata molto bene dal Baiano e, per agevolare appunto Rasa l'azione. La Lelevita ha fatto questo attacco ai 2 chilometri dall'arrivo e ha fatto una bellissima azione, si vede che è in splendida forma, io ho cercato di lavorare alla sua ruota e di portarmi all'arrivo pensando di fare un buon sprint. E quanto merito c'è di Soraya Paladin in questa tua vittoria? L'abbiamo vista attivissima quest'oggi. Credo che, come ho detto a tutti quanti, gran parte della gara vada proprio a lei, perché ha fatto un lavoro d'eccezione e splendida forma, e quindi mi auguro di poter regalare a lei poi un aiuto nelle prossime gare. Adesso si pensa al Tour di Chongming o ci sono altri appuntamenti? C'è il 29 Yorkshire, una gara World Tour, e poi facciamo la Giro della Cina, Spagna, e poi giugno molto impegnativo. Ok, grazie mille e complimenti.